Ciao, sono Flavien. In questo video ti insegnerò la base della base in francese. Comincerò con la salutazione, cosa si dice e che gesti si usano. Poi ti parlerò della famiglia che ci porteremo a fare le presentazioni. Alla fine concluderemo con un po' di cortesia intorno alle scuse. Cominciamo! Ci sono due parole per salutare. Bonjour e salut. Bonjour e salut corrispondono, ma non perfettamente, a buongiorno e ciao in italiano. Come il ciao, salut si può usare sia per arrivare che per andarsene. In francese, bonjour è tanto formale quanto informale. Si lo può utilizzare sia con il capo che tra amici o con la famiglia. Si usa quindi in qualsiasi situazione. Salut, da parte sua, è più informale del ciao italiano. Si usa solamente tra amici o nella famiglia. Però, se incontri una nuova persona in un contesto abbastanza informale, tipo incontri amici di amici, si può anche usare salut. Quindi possiamo dire che bonjour è formale, ma si lo può molto volentieri usare in un contesto informale, allora che il salut ha un uso soltanto informale. Esiste in francese un terzo modo di salutare che si usa solo di sera dopo le 5:30 in una situazione formale, ad esempio se devi salutare qualcuno di un po' anziano. In questo caso si dice bonsoir. A proposito, in Francia la cortesia è abbastanza importante, sì sì, veramente, e questa cortesia vorrebbe che sia il più giovane che saluti in primo. Per lasciarsi ci sono due modi principali in francese, alle quali si può aggiungere una specie di auguri. Au revoir, au revoir è il modo il più classico. Corrisponde al bonjour, ma per lasciarsi. Quindi è tanto informale quanto informale. Au revoir corrisponde più o meno a arrivederci in italiano, solamente che si può usare anche molto volentieri in un contesto informale. Per lasciarsi possiamo anche usare salut, che come in italiano per il ciao serve quando se ne vai in un contesto soltanto informale. A queste due parole si possono aggiungere una sorta di auguri che sono bonne journée e bonne soirée. Corrispondono a buona giornata e buona serata in italiano. Salut! Bonne journée. Au revoir. Bonne soirée. Per salutarsi, come in molte culture del mondo, esistono dei gesti che si possono aggiungere alla salutazione verbale. In Francia, principalmente, sono la bise e la stretta di mano, la poignée de main. La bise è più informale, siccome si entra nella zona di intimità. Comunque, in Francia la bise sembra meno informale che in Italia. Ad esempio, prima 40 anni, diciamo, è abbastanza raro di stringere la mano di una ragazza anche se non la conosci. Infatti, le uniche volte della mia vita in cui ho stretto la mano ad una ragazza è stato in Italia. La bise e la stretta di mano si usano sia per andarsene che per arrivare. Attenzione, in un gruppo, se fai la bise o la stretta di mano a qualcuno, la devi fare a tutti. Quindi, meglio non arrivare l'ultimo quando esci con i tuoi amici. Classicamente, la stretta di mano si fa tra due uomini o nelle relazioni professionali,
o con una donna un po' anziana e sconosciuta. Negli altri casi si può dare la bis. Ad esempio, una tua amica ti presenta un'amica sua che tu non conosci. Puoi tranquillamente fare la bis, non c'è nessun problema, anche se non la conosci, perché è in un contesto informale. Attenzione! Nella famiglia non si stringe mai la mano, anche tra uomini si bacia. Aggiungo anche che la bis si fa sempre più tra due amici maschi. La bis è infatti un vero bacio con le labbra sulla guancia dell'altro. Però alcune persone non trovano questo uso molto igienico, quindi lo fanno guancia contro guancia, fingendo il rumore. Per il numero di baci dipende dalla regione. Classicamente, e nella maggior parte dei casi, se ne fanno due e si comincia baciando la guancia destra. Al contrario dell'uso italiano. Però in alcune regioni si comincia con la guancia sinistra, ad esempio in Corsica, forse perché sono a metà italiani, e per il numero di baci dipende dalle persone e può variare tra uno solo e fino a 4 baci. È anche possibile trovare gente che ti fanno 3 baci. Alla fine è impossibile di prevedere il numero di baci, quindi è sempre una sorpresa. Adesso vediamo un po' chi sono i diversi componenti della famiglia. Ti consiglio di scriverli nello stesso tempo che te li sto enumerando. Per cominciare, al centro della famiglia, della famiglia, della famiglia, ci sei tu. I tuoi genitori, tes parents, ti hanno fatto il regalo il più meraviglioso del mondo. Hai la fortuna di avere un fratello più piccolo, un petit frère, un petit frère. Ma anche due sorelle più grandi, deux grandes sœurs, deux grandes sœurs. La tua mamma, ta maman, ha due fratelli, deux frères, deux frères. Jean et Michel. Allora, chi è il tuo papà? Ton papà ha solamente una sorella, une sœur, che si chiama Camille. Jean, il tuo zio, ton oncle, non ha nessuno bambino, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Invece, Camille, tua zia, ta tante, ha un figlio e due figlie. Ha un fils e deux filles. Ha un fils e deux filles. Sono i tuoi cugini. Ce sont tes cousins. Ce sont tes cousin. Roger, lui, è il tuo nonno. C'est ton grand-père. C'est ton grand-père. Sua moglie, sa femme, Ginette, è la tua nonna. C'est ta grand-mère. C'est ta grand-mère. Quindi loro sono i tuoi nonni. Ce sont tes grands-parents. Ce sont tes grands-parents. Il padre della tua nonna e il tuo bisnonno. Ton arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père. E sua madre e la tua bisnonna. Ton arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère. Quindi ripetiamo. La famiglia. Il fratello, le frère. La sorella, la sœur.
la mamma e la madre, la maman e la mère. Il papa e il padre, le papà ou le père. I genitori, les parents, il figlio e la figlia, le fils e la fille, il zio, la zia, l'oncle, la tante, si può anche dire tonton e tata, che è uguale a differenza tra mamma e madre, papà e padre. I cugini, les cousins, il nonno, le grand-père o papi, la nonna, la grand-mère o mami, il bisnonno e la bisnonna, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère. È facile, no? Se vuoi allenarti, ti lascio una scheda di esercizi sulla famiglia sotto il video via uno dei link. Adesso che sai salutare come un vero francese e che conosci il vocabolario della famiglia, puoi cominciare a presentarti. In francese, per fare ogni domanda, ci sono almeno tre modi diversi, senza contare la formula di cortesia. Non spiegherò qua le differenze tra questi tre modi, e infatti in questo video ti mostrerò solamente le due forme più comuni, che sono il modo informale e il modo più normale, il modo normale, comune. Se vuoi sapere come si fanno le domande in francese, ti consiglio di vedere il corso dedicato. Vediamo adesso le domande più importanti e le loro risposte per presentarsi. Ripeti dopo di me ogni frase. Approfittane anche per cominciare ad analizzare come sono strutturate queste domande e identificare le preposizioni e espressioni importanti. Salut, ça va? Salut, oui, ça va. Et toi? Non, pas tellement. J'ai attrapé la grippe hier. Comment tu t'appelles? Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Flavien. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Tu habites où? Où est-ce que tu habites? J'habite en France, à Saint-Malo, en Bretagne. Et toi? J'habite à Padova, en Italie. Ah oui, c'est loin de Rome, non? Oui, c'est à côté de Venise, dans le Veneto. Tu parles anglais? Est-ce que tu parles anglais? Oui, je parle anglais, mais je parle aussi allemand. Tu fais quoi comme travail? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je ne travaille pas. Je suis étudiant. Tu étudies quoi? Qu'est-ce que tu étudies? J'étudie à la faculté de médecine. Je suis en troisième année. Tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Si, j'ai un petit frère, mais je n'ai pas de sœur. Tu fais du sport, joues de la musique? Est-ce que tu fais du sport, joues de la musique? Je fais du kayak, mais je joue aussi de la guitare. Et toi, tu fais quoi pendant ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Pendant mon temps libre,
J'aime lire, mais aussi regarder des films et faire un peu de cuisine. Ça va? Non esitare a riascoltare questa parte due o tre volte e a ripetere bene. Guarda anche bene le preposizioni e i diversi aggettivi e parole utili. Vediamo adesso l'ultima parte, le scuse in francese. Allora, io so che il stereotipo del francese è il tipo un po' maleducato, che non si scusa mai e che non conosce la cortesia. C'è una parte di vero. Comunque, secondo me, è completamente il contrario, almeno dal punto di vista linguistico. Il francese è una lingua molto cortese, nel senso che esista un sacco di parole di cortesia e di formulazioni per esprimersi con un tono molto gentile e educato. L'abbiamo già visto nella salutazione che vuole che sia il più giovane che saluti in primo e continueremo di vederlo in questa parte. Per scusarsi in Francia ci sono diversi modi, qui ti spiegherò i principali. Il primo modo, il più forte diciamo, è excusez-moi, excuse-moi. Si usano come lo scusa, scusami, scusi e scusatemi in italiano. Quindi per chiedere qualcosa con cortesia, ma anche per chiedere scusa quando hai fatto un errore. Excusez-moi è il modo il più cortese. Usa le flessioni del vous, il vous corrispondendo al voi in italiano, ma anche a lei. Quindi excusez-moi si usa per scusarsi davanti a più di una persona. In questo caso corrisponde al scusatemi in italiano. Però excusez-moi serve anche nel contesto formale per la formula di cortesia, perché come l'ho detto, il vous è la formula di cortesia in francese come il lei in italiano. In questo caso excusez-moi corrisponde al scusi in italiano. Quindi excusez-moi corrisponde sia a scusatemi che a scusi. Accanto al excusez-moi abbiamo excuse-moi, excusez-moi, excuse-moi. Excuse-moi è la formula più comune che corrisponde allo scusa in italiano. Attenzione, in francese è abbastanza maleducato di scusarsi se stesso. Non si dovrebbe mai dire je m'excuse, mi scuso. Non sei tu che ti scusi da solo, sarebbe troppo facile, ma gli altri che ti chiedono di scusarti o no. Per concludere con excuse-moi e excusez-moi, ti do una frase importantissima che serve sempre. Excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît? Je n'ai pas compris. Excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît? Je n'ai pas compris. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve la gare? Bonjour, oui, bien sûr, elle se trouve après cette rue à droite. Flavien, est-ce que tu as pensé à donner à manger aux chiens? Mince, excuse-moi. J'ai complètement oublié. Pardon. Si usa ugualmente al excuse-moi, excusez-moi, solamente che è un po' meno formale e un po' più leggero. Pardon si può anche usare come il permesso italiano. Ad esempio, quando si deve attraversare un gruppo di persone e che si devono spostare. Un terzo modo importante per chiedere scusa è di dire désolé o je suis désolé. Corrisponde in italiano al mi dispiace. Ça te dit d'aller boire un coup demain après le sport? Non, désolé, j'ai des devoirs à faire demain. Questo video è finito. Spero che ti sia piaciuto.
Se hai qualcosa da dirmi, mandami una mail o fai un commento. Salut, alla prochaine!